Allora ragazzi, non vi disperdete, venite qui e ascoltatemi. Prof, ma con sapere giornata sarebbe meglio godersi solo di riposarci. Ma che devi riposare? Non hai fatto niente finora e ti vuoi riposare? Vabbè prof, ma consideri che abbiamo già fame. Prof, ma visto che siamo qua andiamo a fare un po' di shopping, no? Sì, shopping. Piuttosto, ascoltate la storia che voglio raccontarvi su questo luogo. Il re Dionisio, proveniente da Siracusa, arrivò qui con le sue navi intorno al 398 a.C. Questa terra venne affidata ai Tindaridi, un popolo greco proveniente dalla gloriosa Sparta. Come potete vedere, a nord vi sono gli insediamenti di Tindari e più a largo le isole Eolie. Tra isole emerse e sommerse ne possiamo contare ben 9. Si dice che questa sia la vera Helicon degli dei, dominata dall'Etna. Verso est emerge la rocca Salvatesta e là, in fondo, il borgo di Montalbano Licona, dove il re Federico III d'Aragona visse per lungo tempo insieme alla moglie Eleonora d'Angiò. Questo luogo è carico di storia. Cercate di coglierne ogni particolare. Adesso andate a fotografare e fate un buon lavoro. Thank you.
Elisa! Agnello, aspettami! Elisa! Mi aspetti? Daniele? Fai piano, qui si scivola. Oh, ma dove stiamo andando? Vedi che se cadiamo da qua ci facciamo male. Dai, non ti preoccupare, sii tranquillo, adesso ti posso vedere un posto bellissimo. Soprattutto dove non ci vedrà nessuno. È una grotta, sai, forse al suo interno troveremo un tesoro. Magari. Appoggia bene così. Dai, vieni, guarda che meraviglia. Che ti dicevo, non è stupenda? È bellissima. È ancora più bella perché ci sei tu. Però, che posto strano, mi mette un po' di paura. Non avere paura, ci sono io. Aspetta che faccio un po' di luce. Spero che facciamo, Daniele, non voglio restare qua dentro. Elisa, guardami, stai tranquilla, non usciremo da qui. Te lo prometto. C'è un'altra uscita. Tu fai piano. Sto vicino a me. Capitano, è un piacere vedervi sano e salvo. Il viaggio è stato lungo, ma soprattutto anche fruttuoso. Ed è un piacere accogliervi da alleato e non da nemico. Sì, il mio passato da templare ordina di seguire voi, mio re, sovrano di Sicilia. Adesso siamo al completo, sire. Lasciate che vi presenti Messere Giacomo, frate Cataro, e Arnaldo da Villanova, un medico alchimista che ci aiuterà a svelare il mistero che c'è qui all'Argimusco. Sire, ci dispiace per il ritardo. Vostra maestà, abbiamo deciso di farvi partecipi di questo segreto. Qui sotto è conservato un misterioso oggetto di un cavaliere templare e ci è stato chiesto di custodirlo. Abbiamo deciso di farvi a conoscenza di questo segreto e di tutelarne la riservatezza, poiché giungerà il momento propizio per svelarne il contenuto. Maestà, tocca a voi aprire l'involucro. Mio signore, la scrittura della pergamena non è più leggibile. Posso testimoniare di aver visto un testo scritto in latino antico, quando ancora era vivo il Dio Conigino. Sfuggì dal massacro dei Catari di Albi del 1209 e è giunto qui dalla lingua d'oca. Anche allora mi ricordo che la scrittura non era tutta leggibile e sopra la parte in latino c'era un'altra in aramaico antico, almeno così è stato detto dal Dio Conigino, che tradotta dice: espongo la mia dottrina al mio amato discepolo. A chi apparteneva questa pergamena? Chi l'ha scritta? Non si sa. Il Dio Conigino ipotizzò che si trattasse di qualcosa di molto importante, di sacro. Se permettete, mio signore, credo di poter utilizzare la scienza per risolvere questo mistero, ma posso farlo solo nel mio studio. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo portare la pergamena all'esterno. Nessuno deve sapere che la stiamo spostando. Thank you.
Allora, tutto quello che abbiamo detto prima è valido. Adesso cosa stiamo facendo? Ci stiamo avvicinando al prospetto di questa chiesa medievale. Vi prego di stare attenti e di guardare attentamente. Ecco, vedete qua che cosa vi dicevo? Sei riuscito a dormire stanotte? Insomma, non ho fatto altro che pensare a ieri. Lo so, però è troppo importante. Dobbiamo continuare ad indagare. Hai ragione. Stanotte andremo all'Argimusco. E se il professore ci scopre? Correremo questo rischio. È troppo importante. E come ci andiamo? Andremo a piedi. Inventeremo una scusa per andare a letto prima. Va bene. Anch'io ricordo bene. No, soltanto un sogno. Guarda questa chiesa. Allora è il simbolo della Rosa Croce. Pazzesco! Allora è tutto vero. Dovremmo andare in laboratorio. Questa notte allora ci diamo appuntamento davanti alla chiesa madre. Va bene, andiamo. Sì, entrate. Siete sempre molto affaccendato, vero? Certo, sono sempre disposto a lavorare per voi. Non si prova, è normale. La pergamena è molto antica e sarà anche per la volontà di chi l'ha scritta che è così. Ci sarà sicuramente dell'arcano. L'uomo da sempre insegue le proprie volontà, se no non esisterebbe l'errore. Cadute ed errori formano la personalità. Vedo che avete colto. La pergamena ci spinge ad andare oltre. Procediamo? Fai ciò che devi. Cos'è stato? Non lo so. Benvenuti, miei signori, e vi ringrazio per aver assecondato la mia richiesta. L'opera alchemica, di cui sono maestro, è indirizzata al benessere dell'uomo e nella sua interezza. L'alchemia è la nostra stessa mente. Sono convinto che qui, a Montalbano e all'Icona e all'Argimusco, saremo in grado di raggiungere tale armonia. Più che in ogni altro posto, il cielo e la terra sono vicini. Si toccano racchiudendo i quattro elementi della natura: fuoco, terra, aria e acqua. Voglio che sia ben chiaro che sull'Argimusco non verranno esercitate pratiche oscure e non ci sarà posto per coloro i quali verranno qui in assenza di fede. Quella che vedete lì in fondo, la roccia dell'Aquila, sul suo becco sorgerà il sole durante il solstizio. L'Aquila riproduce la costellazione, ma sarà anche l'emblema di tutto il sito, in quanto è un chiaro riferimento alla vostra persona.
Tutto questo è meraviglioso, Messer Arnaldo. Un luogo dove sarà possibile avvicinarsi a Dio come nessun altro posto. Dove la terra e il cielo si toccheranno e l'uomo potrà raggiungere l'armonia interiore della conoscenza. Voglio contribuire anch'io alla realizzazione del sito di medicina astrale. Lo farò con i tributi della Camera Reginale, che il re mi ha donato. Mia regina, il vostro animo è nobile. Avete colto il senso. Qui le stelle si spiaccheranno sulla terra, tramutandosi in pietra. Questo è il luogo più giusto dove custodire il nostro segreto. Ragazzi, avete tutta la mattinata per concludere il vostro lavoro. Non dilungatevi, perché domani dobbiamo partire. Sì, bravo. Elisa, non dobbiamo dire niente di quello che è successo, va bene? Ci vogliamo assicurare se tutto se non è pericoloso. Va bene. Per voi che vi avvicinate a questo sito, con l'intento di trovarvi la verità, non cercare sulla terra ciò che portate dentro. La vita è già un miracolo assoluto. Cercate la verità dentro voi stessi. Il luogo è solo un mezzo. La vostra anima è lo strumento. Amate, vivete, gioite, soffrite. La piccolezza è anche la vostra grandezza.